La prima edizione della Notte dei Serpenti al Teatro del Mare ha incantato Pescara. Sul palco Giusy Ferreri, Gianluca Grignani e tanti artisti e musicisti abruzzesi, accompagnati dall'Orchestra dei Serpenti diretta dal maestro Enrico Melozzi. Il cantautore Setac ha vinto il premio Serpente d'Oro per l'impegno profuso nella divulgazione della lingua regionale abruzzese. L'evento è stato ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal presidente Marco Marsiglio e realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara. È la prima volta che la tradizione popolare più autentica della danza, del ballo, dei canti della tradizione abruzzese escono fuori dai confini abruzzesi e vengono fatti conoscere al grande pubblico. Speriamo che sia la scintilla di una grande storia che negli anni possa rafforzarsi, crescere, coinvolgere sempre più le persone e far sentire gli abruzzesi più orgogliosi delle loro origini, della loro lingua, del loro dialetto, delle loro tradizioni. Maestro Melozzi, una serata che sta incuriosendo tantissimo, ma come ti è venuta, mi permetto di darti del tu, questa idea? Niente, l'idea era semplicemente che bisognava restituire giustizia al nostro territorio e a far capire al mondo che questa non era solo la terra degli arrosticini, cioè questo lo voglio dire a tutti gli abruzzesi, basta con questa narrazione dell'arrosticino, cioè veramente questa è una terra di poeti, di poesia, di canti meravigliosi, di magia, di mistero, una terra di serpenti, di santi, è un posto incantevole, meraviglioso, è un posto di artisti e io quello volevo fare, quindi prendo i nostri canti, gli ho tolto tutto il greve che c'era e li ho restituiti al cielo. Sempre affascinato i canti popolari, per cui per la prima volta canterò anche in abruzzese questo brano meraviglioso, Maramaie Scuramaie, il canto della vedova, e sarà veramente molto bello, ho accettato veramente di buon cuore. Oh,